Buonasera a tutti, mi presento, sono Gian Pietro Scarpa, lavoro in un'azienda che si chiama appunto Engine Soft. E molto brevemente do una veloce presentazione dell'azienda Engine Soft, proprio un minuto netto. E fondamentalmente Engine Soft è un'azienda che lavora nell'ambito CAE a livello italiano e a livello internazionale, Europa e altri paesi. E posso dire quasi con una certa fierezza che è una delle più grosse aziende in ambito CAE in Italia. Trattiamo mediamente circa una quarantina abbondante di software in ambito ingegneristico e diciamo così abbiamo uno skill molto elevato sul riuscire a gestire i software anche in maniera interdipendente, cioè creare attività dalla fase di idea al processo produttivo, quindi alla produzione finale, facendo dialogare tra di loro i vari software proprio per arrivare ad ottimizzare al massimo sia la forma geometrica che il processo produttivo per avere di fatto il componente funzionante nel miglior modo possibile. Io vado indietro invece di andare avanti con questo, ok. Siamo dislocati, come vi dicevo, più o meno in una buona parte dell'Europa e ci stiamo espandendo anche in altri paesi tipo Stati Uniti, in futuro probabilmente riusciremo anche ad arrivare in Oriente e tra una ventina d'anni forse riusciremo a conquistare anche Marte o qualche altro pianeta. Questo è il nostro scopo. In Italia siamo distribuiti in 6 differenti luoghi che coprono diciamo buona parte dell'Italia del Nord e poi ci espandiamo fino al Sud. Bene, che cosa vi ho portato oggi? Ma fondamentalmente è una sorta di esercizio di conversione di una geometria da un processo di produzione, stiamo parlando di un piatto, si parla di circa 600 kg di materiale, un piatto di supporto in acciaio per macchine di grosse dimensioni, macchine per lavorazioni meccaniche, che inizialmente veniva prodotto appunto in acciaio, un acciaio da costruzione, e vedeva una serie di passaggi per arrivare al componente finito. Chiaramente questo tipo di attività produttiva richiede degli sforzi di tipo energetico e di conseguenza anche delle emissioni in ambiente, ormai siamo tutti molto sensibili a queste questioni e quello che cerchiamo di fare quotidianamente è anche quello di riuscire a ridurre queste emissioni, cercare di contenere al massimo gli sprechi energetici e i costi anche necessari per produrre il componente stesso. Di fatto il componente e il processo produttivo necessario per arrivare al componente finito è chiaramente troppo complesso e troppo costoso. Allora, in appunto associazione con l'azienda SACMI, sto parlando di un progetto pilota, concedetemi anche se è riduttivo, quasi una sorta di gioco per vedere appunto quali potessero essere effettivamente i risultati, i vantaggi nel fare una conversione. Si parla di un progetto di circa tre anni fa e si decide di provare a ridefinire il processo produttivo e quindi fare di fatto creare una nuova geometria che abbia di fatto la funzione di permettere una facile colabilità e una eventuale lavorazione finale ottimizzata anche per quella che deve essere la sua funzionalità di utilizzo. Un cambio di materiale, da materiale acciaio a una ghisa, stiamo parlando di una ghisa grigia, e di fatto il processo produttivo cambia radicalmente perché stiamo parlando di una colata in gravità su stampo in sabbia. Tutto il lavoro diciamo di progettazione porta a un componente alleggerito rispetto a quello di acciaio, chiaramente con una forma, una configurazione differente che abbia la capacità di resistere alle sollecitazioni alle quali era sottoposto il piatto precedente che era appunto fatto in acciaio stesso.
il processo di lavoro in questo caso vede un'attività chiaramente che si appoggia a un supporto virtuale, permette di fatto di arrivare a studiare il processo produttivo in sé non solo andare quindi a definire quello che è il layout del processo produttivo e andare a definire quelle che sono le caratteristiche microstrutturali, meccaniche, qualitative del componente, ma in realtà in primis viene applicato una vera e propria attività di ottimizzazione automatica che permette di identificare quella che è la miglior configurazione di tutte le appendici necessarie a produrre il componente stesso, cercando di minimizzare al massimo la quantità di materiale in eccesso, quindi incrementare di fatto quella che è la resa produttiva. Molto semplicemente viene di fatto decisa quella che è la configurazione di tutte le parti che devono chiaramente conferire e aiutare il processo produttivo a produrre il piatto oggetto del desiderio. Di conseguenza di fatto si va a studiare quale può essere la forma e la dimensione delle materozze che dovranno alimentare in fase di solidificazione il componente onde evitare la generazione di porosità da ritiro e queste materozze chiaramente vengono definite sulla base di una forma data da quella che è l'altezza, il diametro e il numero presente chiaramente sulla superficie del componente. La presenza di raffreddatori nella parte inferiore per cercare di modificare modulo termico componente e la valutazione anche di quelli che sono i sovrametalli necessari per ottenere il massimo dei risultati. Queste sono le variabili. Chiaramente in una fase di progetto e di definizione di un nuovo layout abbiamo degli obiettivi. I nostri obiettivi fondamentalmente sono quelli che comunemente ha un progettista sia di un componente che un progettista del processo produttivo. Nel caso specifico il progettista del processo produttivo ha come obiettivi quelli di poter fornire un componente omogeneo con il miglior numero possibilmente senza addirittura problematiche qualitative, nel caso specifico porosità da ritiro, e allo stesso tempo garantendo determinate caratteristiche meccaniche che vengono richieste per la funzionalità del componente. E quindi nel caso specifico le richieste, diciamo così, qualitative sul componente sono state imposte come dei vincoli. Vincolo il mio sistema, che chiaramente fa uno studio a livello automatico mixando tutti i parametri presenti, vincolo il mio sistema a non andare al di fuori di quelli che sono dei valori specifici di, per esempio, porosità da ritiro, come nel caso specifico, nelle zone specifiche indicate sul componente, che vedete indicate come evaluation area 1, evaluation area 2 ed evaluation area 3. Ma allo stesso tempo io voglio ottenere il massimo del risultato col minimo sforzo, quindi mi pongo in realtà degli obiettivi che vanno un po' in contrasto con quelle che sono le richieste qualitative, cioè devo fare in modo di incrementare al massimo la resa, quindi avere le materozze più piccole possibile, ridurre i sovrametalli, fare attenzione a quelli che sono i volumi dei raffreddatori, quindi tutta la parte accessoria nel processo produttivo devo cercarla di ridurla al limite. Chiaramente i due obiettivi vanno in contrasto uno con l'altro, perché da una parte sto dicendo che voglio evitare le porosità, dall'altra parte sto dicendo possibilmente colo direttamente il pezzo senza metterci nulla attorno, quindi ho la resa del 100%, sarebbe il top. La definizione a questo punto dell'ottimizzazione è stata fatta, il sistema è stato impostato, sono state impostate le variabili, sono stati impostati gli obiettivi, la combinazione di tutte le variabili che abbiamo visto precedentemente con i loro step di variazione da un valore minimo o massimo di ogni singola variabile portava in realtà a un calcolo di poco più di 1 milione di simulazioni. Questo vuol dire che io devo prendere il mio computer e lanciare 1 milione di simulazioni e poi andarle ad analizzare tutte per capire qual è quella che risulta essere la migliore. Bene, in realtà i sistemi virtuali di ottimizzazione
all'anno 2018-2019 ci permettono di ridurre drasticamente il numero di calcoli da farsi, perché attraverso degli algoritmi statistici e degli algoritmi di ricerca e di convergenza verso l'ottimo, che si basano fondamentalmente su quella che può essere la teoria darwiniana, i migliori proseguono nella loro vita, si possono copiare e generare figli migliori, quelli che geneticamente non riescono a sopravvivere alle condizioni ambientali periscono e quindi si tolgono dai piedi. Ecco, con questo sistema io ho la possibilità, di fatto, con un numero nettamente inferiore di simulazioni, di poter andare a verificare e a identificare la configurazione ottima su il milione di configurazioni che io avrei dovuto far girare. Nel caso specifico, il lavoro, che chiaramente viene fatto in maniera automatica a quel punto, perché è il software che decide di cambiare le variabili, creare una nuova configurazione geometrica che in termini scientifici, matematici, viene definito design, lo trasformiamo semplicemente dall'italiano all'inglese, e generare quindi configurazioni differenti per poi andare a identificare qual è la migliore. Ma una volta fatti girare i calcoli, chiaramente io devo trovarmi in una condizione agevolata di poter analizzare questi 1250 design, perché se mi devo mettere a guardare le immagini di ogni singolo risultato, alla fine della fiera mi chiamano occhi pallati, perché mi ritrovo di fronte a un monitor per 8-10 giorni per cercare di trovare l'ottimo, e vi sfido a farlo, perché poi chiaramente dopo un certo livello il livello di attenzione tende a cadere, l'occhio appunto diventa vitreo e ho perso l'efficacia del lavoro. Un primo tipo di analisi che posso fare è per esempio andare a verificare se sto andando a convergenza con il lavoro, cioè se il mio sistema nella sua fase di autoapprendimento, facendo girare configurazioni differenti e andando a identificare i risultati che il sistema mi permette di ottenere, mi sta portando a una riduzione. Nel caso specifico, un esempio può essere quello di valutare la riduzione dei volumi dei raffreddatori e la riduzione dei volumi di metallo extra pezzo, quindi quelle che sono le parti diciamo così, che agevolano la produzione del componente, se questi volumi tendono a scendere o tendono a salire. E nel caso specifico, per esempio, vediamo che la curva blu tende fondamentalmente a scendere e quindi mi porta a una riduzione del numero dei raffreddatori, pur mantenendomi quei constraints, quei vincoli che avevo imposto di non andare oltre a un certo valore di porosità da ritiro, perché altrimenti per me quello è automaticamente uno scarto, quel famoso 10%. Cosa che invece diventa un pelo più difficile per il sistema per quanto riguarda la parte invece del volume di metallo. Vedete che c'è una tendenza a scendere, però poi c'è una vera e propria oscillazione su una linea di pseudostabilità che può essere considerata un asintoto. Addirittura in alcuni punti tende a sforare e andare di nuovo verso l'alto, quasi alla ricerca di una configurazione che meglio si adatti a questa richiesta di riduzione massima di porosità. Da un punto di vista di descrizione del risultato sulla base di quelle che sono che è il posizionamento dei vari design calcolati, possiamo utilizzare quella che viene definita una scatter chart. Quindi di fatto metto ogni singolo punto che è una simulazione sul mio diagramma bidimensionale, dove ho chiaramente due obiettivi: volumi delle materozze o comunque del metallo, volume dei raffreddatori, e vado a vedere come si dispongono tutti questi punti. Perché? Perché io voglio andare a cercare quello che minimizza il tutto. Minimizza il tutto vuol dire quello che si pone nella parte inferiore, che va verso lo zero, il punto di incrocio degli assi. Ma a questo punto voglio anche capire da un punto di vista di porosità, perché io sto chiedendo di rimanere all'interno di quel famoso 10%. Può anche accadere che il software non gliela faccia, non riesca, perché le condizioni che io ho imposto nella fase di preparazione del progetto stesso, quindi la definizione delle variabili e degli obiettivi, in realtà possa anche essere sbagliato, il software non riesca a trovare una soluzione che io sto imponendo e voglio trovare. Quindi con un diagramma tridimensionale ho la possibilità di andare a verificare dove mi si posiziona
questa famosa porosità, o meglio, questo valore richiesto sulle porosità da ritiro che deve stare al di sotto di un valore critico. E questa è la configurazione finale, quindi di fatto stiamo parlando di una ghisa grigia, la configurazione che si presenta non richiede dimensioni di materozze particolarmente esagerate e anche da un punto di vista dei raffreddatori, specialmente nelle zone richieste dove c'era un vincolo più spinto sulla riduzione delle porosità, si nota una certa concentrazione. A questo punto ho la possibilità di andare a vedere qual è il risultato finale che ho ottenuto, quindi quali sono le eventuali zone e qual è il valore del rischio di porosità, della generazione di porosità che si viene a generare, senza dover andare a guardare 1250 differenti immagini per capire qual è la migliore. Da un punto di vista di impatto ambientale, diciamo, chiaramente dando una definizione di quella che è la valutazione del ciclo di vita, chiaramente quello che interessa è capire quali sono i vari passaggi nella fase del processo produttivo e nell'utilizzo, nella vita poi del componente, e come questo chiaramente impatta, diciamo così, nel ciclo di vita stesso. Ormai sono a terra. E facendo un confronto quindi, o meglio, fecero un confronto quindi su quello che fu il processo produttivo precedente della piastra in acciaio e il processo produttivo da un punto di vista invece di produzione in ghisa, e non me lo sono inventato, questo è un risultato fornito direttamente dall'azienda sulla base di quello che è stato una verifica, quelli che sono gli impatti ambientali da un punto di vista di energia, di gas emessi e via dicendo. Quindi fondamentalmente il processo fusorio vince radicalmente su quello che era il processo, la produzione classica, attraverso una serie di passaggi che prevedevano lavorazioni, saldature e quant'altro. Le conclusioni sono fondamentalmente un po' la sintesi di quello che abbiamo appena visto, quindi le riprendiamo tutte direttamente senza star lì a passarle una per una. Di fatto chiaramente i sistemi attualmente presenti virtuali aiutano, agevolano l'uomo, comunque i progettisti, ad avere una più efficace impatto su quella che è la fase di progettazione e definizione poi dei processi produttivi per andare in produzione. Logicamente questo ci permette di essere efficaci sia da un punto di vista di risultato sul componente, sia da un punto di vista di qualità, ma anche da un punto di vista di ricerca, visto che abbiamo anche dei tempi minori di realizzo, perché la simulazione è molto più rapida, di verifica di quali possono essere anche i processi migliori per ottenere il massimo risultato col minimo degli sforzi. Vi ringrazio.